super, amici superate nel tornante, che io ci tengo a tornare a casa tutto intero. Cioè, guarda, come facevo a vedere chi arrivava? Sì, esatto. Ma non vedono, infatti poi tutti i weekend ci sono 20 morti. Appunto, ma come fanno? Ma perché io? Cioè, io ci tengo la mia vita, voglio vivere fino almeno 100 anni. Fans, è una domenica mattina d'inizio luglio, siamo a Bema e stiamo per partire per fare, lo scoprirete per strada, comunque un giro da campioni. Ci sei? Accendi quella davanti che facciamo l'intro del video. Ok, io l'ho accesa. La mia ha buggato, ovvero sul display rimane segnato 0 secondi eccetera. Adesso non si spegne più. E poi mi dite perché ho comprato la Sony. Perché le GoPro fanno c***o. Come vi abbiamo velocemente anticipato, stiamo scendendo da Bema per andare a fare 5 passi svizzeri. In realtà uno è al confine con l'Italia e ci serve per entrare in Svizzera. Quindi, dato che la discesa di Bema la conoscete a memoria, dato che poi una volta giù da Bema è tutta statale, possiamo fare che teletrasportarci direttamente a Chiavenna all'inizio del passo che faremo, però non saprete fino a quando ci arriviamo se è Spluga o Maloia. Teletrasporto. 1 hour later. Rieccoci fans, con le magie del montaggio e del teletrasporto anche, che ci ha insegnato Goku in Dragon Ball Z. Siamo arrivati all'inizio della strada che sale allo Spluga, quindi faremo prima lo Spluga e non il Maloia. E Luna, vuoi dire qualcosa? Oh, ho appena aperto tutte le areazioni del casco, va che arietta che entra. Sai che io quando apro le mie non è che cambia granché. Ah, comunque fans, dopo i 30 anni farsi male un attimo, ieri stavo prendendo i documenti in macchina, mi sono abbassato per prenderli nel portadocumenti, ho aperto il portaoggetti, mi sono piegato, bam, fitta la schiena, dolore lancinante, sono rimasto lì. Bene, tutto questo per dire che? Tutto questo per dire che in realtà mi fa male la schiena ancora oggi. Bene, quindi ti sei riempito di antidolorifici per fare questo giro. Finché stai dritto, il problema è quando tipo ti pieghi un po' che tiri i tendini o tipo ti sposti sulla moto per fare le curve. Non ci interessa. Allora abbiamo un caddy, abbiamo un tubo e poi andiamo a 17, 15, 14, 13, 12, 10 all'ora. E siamo sull'altra corsia, ovviamente, perché la corsia è troppo piccola. È indicativa la corsia. È indicativa la corsia. E supera! Ma se sei imbranato, compra una Smart almeno e non rompi le palle a nessuno. Anche se quelli con la Smart un po' rompono le palle perché dici: oh, guarda un parcheggio lì, però... Ah no, c'è una Smart di merda. Esatto. Abbiamo davanti un Harley svizzera che supereremo con nonchalance, ma lo saluteremo col piede. Ah, wow, si è pure fermato. Si è auto-eliminato da solo. Se c'è traffico oggi... Bestia, è come un'altra volta. Sì. E tu cosa ti hanno detto? Oggi mi hanno detto: stai attento, è pieno di c***o per strada, l'abbiamo visto con i nostri occhi quando ci hai portato lo Spluga. Ho detto: però adesso devo mettere modalità aereo perché è in Svizzera, altrimenti ci rubano tutti i soldi. Occhio. Come fanno a superare in curva, in galleria? Ma vedi che mia mamma aveva ragione di stare attento, che è pieno di c***o. Sì, beh, diciamo che fare il tornante a 20, magari anche no.
Vabbè, amici, superate nel tornante che io ci tengo a tornare a casa tutto intero. Cioè, guarda, come facevo a vedere che arrivava? Sì, esatto. Ma non vedono, infatti poi tutti i weekend ci sono 20 morti. Appunto, ma come fanno? Ma perché io? Cioè, io ci tengo la mia vita, voglio vivere fino almeno 100 anni. Toto, passa, su. Ma anch'io, ma già ho mal, poi già ho mal di schiena. Ti pare che vado a rischiare di farmi male a tutto il resto? Cioè, già mi faccio male abbassandomi a prendere i documenti nel portoggetti. Anche ce n'è un altro. Minchia, cazzetto, passa anche te, su. Io li faccio segnare tutti di passare con la mano, perché almeno... Qua ce la facevo anch'io, però... Fortunatamente mi ringraziano tutti che li faccio passare. Ma il problema vero è che la volta che lo fanno non ci vedono e magari fanno carambola e ti pigliano dentro anche a te. Cioè, vabbè... Vabbè, io comunque assicuro chi sta guardando che non si vede assolutamente cosa arriva dall'altra parte. Minchia, si vede soltanto il fumo nero di questa cazzo di golf. Infatti quello mi sta intossicando, adesso lo supero anch'io, che ci vedo. Comunque ovviamente quando la gente si impasta mi dispiace, però tanti se la fanno veramente a cercare. Sì, perché poi le strade non è che sono larghissime, non è che c'è proprio via di scampo. No, non sono larghe, ma poi... Se ne sai se viene giù una smart o un camper? Cioè, se viene giù una smart ci passi, ma magari anche una macchina normale. La volta che viene giù un camper o un furgone, che fai che ti ho botto la corsia? E poi tu dici, ma che palle, siamo noiosi, moralizziamo. No, non è che moralizziamo, è che facciamo capire che la vita è bella e non ha senso morire per fare un sorpasso idiota quando basta aspettare 30 secondi per vedere cosa arriva dall'altra parte. No, beh, ma certo, anche io non sorpasso, cioè nel senso ci sono momenti che sorpasso perché ci vedo e vado forte perché posso farlo, però... No, ma tu mi dici, ma che palle, facciamo sempre la morale, ma non è far la morale. No, beh, è un dato di fatto, cioè... È che poi dopo tutta la categoria motociclisti viene vista come c***oni, criminali... In quella situazione qua gli ho detto, passate voi che volete rischiare la vostra vita. Invece se usassimo un po' più il cervello, un po' meno il polso, Luna, cosa ne pensi? Cioè, ci sono momenti e momenti, non è che puoi fare Valentino tutto il tempo. No, anche perché comunque dall'altra parte vengono giù le macchine, non sai mai cosa puoi trovarti. Chiudiamo qui la rubrica Moon Riders per il sociale. No, però seriamente, ragazzi, occhio a fare i coglioni in strada, che è veramente un attimo a far danni. E poi una volta che il danno l'avete fatto, sì, come si dice sempre, la moto si aggiusta. E dipende anche lì se si può aggiustare. Ma una volta che vi siete fatti male voi, poi so cazzi. Cioè, l'avete visto cosa succede se prendete il palo di sostegno del guardrail anche a 50 all'ora. Flashback. Che c***o. No, tu ti sei fatto male. Come hai fatto? Ci volata qua in curva, guarda lì. Hai perso il davanti? Sì. Non muovere la gamba perché adesso non senti male. No, ma io guardo. Non si riesce a... Qua è incastrata. È proprio incastrata tra il manubrio e la carena. Facciamola da qua. Ti spingiamo giù qua. Aspetta. Un altro po' a destra e indietro che c'è la ruota qui, Ferma un attimo, c'è la pedale. Per portarla fuori se la parte tutto sotto. Già tutta rotta. Vai. Ferma. Vai. Ma che è andato perché? Aspetta. Cerchiamo di tirarla in piedi almeno. Che danno che ha fatto? Figa, poi ho accettato in pieno di fare. Qui va bene che non sei volato di là. End of flashback. E che è una bella coda che va solo spluga, tutti con le bici. Figa, un pullman pure c'è. Tra l'altro bello venire su in macchina portando la bici dietro. Gli sportivi veri vengono su in bici. Tipo la signora settimana scorsa, 95 kg di donna, 1,50 m di altezza, arrivata sullo spluga in bici. Non ho capito da dove.
Però ne aveva fatta di strada, perché ha detto non pensavo di arrivare fino a qua. In canotta, c'erano 12 gradi. Minchia, faceva freddissimo. E quello è il classico esempio che a volte non serve l'allenamento, ma è tutta una questione mentale. Ah, mal di gambe. Ah, attenzione, chiusa. Ah, c'è una corsa in bici. Ah, si fa freschino qua. Meno male. 24 gradi. No, mi si è spiccicata una cosa sulla visiera. Che schifo. Gigante in mezzo agli occhi. Più o meno. Sopra l'occhio. Ciao fans, siamo appena arrivati giù da Splügen, che è su di là, Splügen Pass. Adesso siamo giù in Svizzera. Giornata veramente spettacolare. Tra l'altro molto bello anche questo posto. Adesso andiamo di là verso Coira, credo, e poi facciamo lo Julierpass salendo dal lato bello.